Alexa, raccontami una storia. L'ombra. I suoi sogni si ripetevano sempre uguali, ogni notte. Era impegnata a salvare il mondo, in un modo o nell'altro, con l'aiuto di una persona sconosciuta e senza volto. Questa ombra arrivava sempre al momento giusto, appena in tempo per salvarla. Che fossero zombie famelici a New York, vulcani in eruzione su isole misteriose o devastanti tempeste oceaniche, l'ombra era lì, ogni volta. Era apparsa a Times Square per strapparla dall'abbraccio mortale di uno zombie, su un deltaplano, per portarla in salvo dalla lava che l'aveva ormai circondata, e su un veliero per metterla al sicuro dalle enormi onde dell'oceano. Quella notte, decise, avrebbe finalmente scoperto chi era l'ombra. Il sogno iniziò come sempre. L'ennesima catastrofe minacciava il mondo ed era compito suo salvarlo. Questa volta si trattava di una creatura mostruosa che le ricordava un po' il bullo che la perseguitava a scuola quando era una ragazzina. E come sempre, l'ombra arrivò quando lei, paralizzata dalla paura, non sapeva più come affrontare il suo nemico. Ma questa volta decise di saltare addosso all'ombra. «Ora mi dirai chi sei!» urlò prima di ritrovarsi a rotolare per terra, avvinghiata all'ombra. All'improvviso un rumore la svegliò. Aprì gli occhi e, proprio di fronte a lei, la riconobbe immediatamente. Gli stessi capelli, le stesse spalle. Un raggio di luna inondava la stanza di luce argentea, la sua stanza, il suo specchio, il suo riflesso.